Buonasera a tutti, buonasera a tutte, buonasera a tutta asterisco e uso l'asterisco perché, bene sì, lo confesso, sono un'ideologa del gender, sterco del demonio, anzi pare che in Italia si dica ideologa gender, quindi sterco demonio, perché il gender, la gender, lo gender, dopo aver mangiato tutti i bambini e le bambine, non satollo o non satolla, ha cominciato a divorare gli articoli determinativi, quindi passerà presto a quelli indeterminativi. Ringrazio Loris, ringrazio Clara, ringrazio Valentina, ringrazio tutta asterisco coloro che hanno organizzato l'incontro di stasera per la passione e la generosità con cui l'hanno fatto. Sono felice di essere qui per discutere di sterco e di demonio e dintorni. Non tanto per speciale passione coprofila o ctonia, quanto perché dietro questa etichetta patacca si sta costruendo una crociata reazionaria, transnazionale, sessista, antifemminista e omotransfoba, che è nuova, nelle forme di espressione, che è quantitativamente imponente, che è di grande impatto mediatico e che sta mietendo non pochi successi politici. Quindi analizzare le retoriche, mappare gli attori, capire un po' meglio chi abbiamo di fronte, cosa dice, come lo dice, perché lo dice, può aiutarci a prendere la misura del fenomeno e ad organizzare forme di contrasto e di contrattacco efficace. L'analisi teorica, cioè, come funzionale alla lotta politica, come ci ha insegnato il movimento femminista. Dunque, ideologia, gender. Per prima cosa mi sento di dire che ovviamente l'espressione non è un concetto e non è una categoria analitica, ovvero sia non è uno strumento di analisi, di lettura o di comprensione del reale. Prova ne è il fatto che coloro che l'hanno inventata, cioè gli ideologi del gender, e la usano, ne danno un significato che non ha niente di rigoroso o di epistemologicamente fondato e la impiegano in modo sinonimico, ed insieme ad un repertorio di folcloristiche varianti che indicano chiaramente il fatto che non vogliono dire nulla. Per esempio, parlano di teoria del genere sessuale, teoria del genere queer, ideologia delle femministe del gender. Nel bouquet di queste folcloristiche, questi folcloristici sinonimi c'è anche l'espressione, il sintagma teoria del genere, che è l'espressione più subdola in realtà, perché nel campo degli studi di genere e sessualità sono ovviamente state presentate, formulate diverse teorie, diverse teorizzazioni di cosa sia e di come sia, di come funzioni il concetto di genere. Quindi ha un senso in sé l'espressione teoria del genere, ma certamente le teorie del genere prodotte nel campo degli studi di genere non hanno niente a che vedere con l'etichetta fantoccio e patacca inventata dal Vaticano a fini politici reazionari, ovvero sia quello di costituire, di coagulare un fronte conservatore, creando un nemico comune, impressionando i media e influenzando i politici in senso retrogrado e reazionario. Tali bizzarre espressioni hanno cominciato a diffondersi, lo sapete, in modo virale nel campo mediatico e politico di numerosi paesi, non solo europei, nel corso dell'ultimo triennio. Il fenomeno ha per ora principalmente toccato due contesti nazionali di tradizione cattolica, la Francia e l'Italia. Si tratta di due paesi che sono attualmente attraversati da accesi dibattiti politici che riguardano, da un lato, la questione delle discriminazioni subite dalle persone omosessuali, trans e queer e dai loro eventuali figli e figlie, e l'opportunità di prevedere riforme giuridiche che contribuiscano a ridurre, se non a eliminare, queste discriminazioni. E dall'altro la questione degli stereotipi di genere e delle violenze omo-transfobe, di come la scuola pubblica possa, se non eliminarle, almeno cercare di non riprodurle, di essere un luogo che promuova l'idea di uguaglianza e l'uguaglianza di opportunità tra i sessi. Quanto alla genesi dell'espressione, ideologia gender e compari risale a ben 20 anni fa, ovvero sia alla metà degli anni 90, ed è il precipitato della reazione della Chiesa Cattolica ai documenti discussi e approvati nel corso della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo organizzata dalle Nazioni Unite al Cairo nel 94,
e della Conferenza Mondiale sulle Donne, organizzata l'anno seguente sempre dalle Nazioni Unite a Pechino, in cui da un lato viene criticata l'idea che l'essenza delle donne risieda nella maternità e il loro ruolo sia schiacciato su quello riproduttivo, e dall'altro si è cominciato effettivamente a impiegare l'espressione genere per riferirsi alla gerarchizzazione di ruoli e delle disposizioni socialmente costruite e attribuite agli uomini e alle donne. I primi interventi contro l'ideologia gender sono simultaneamente pubblicati in diverse parti del mondo. In Italia, in Spagna, in particolare all'Università di Navarra, che è l'Università dell'Opus Dei, in Perù dalla Conferenza Episcopale Peruviana, in Costa Rica, negli Stati Uniti, dove la principale saggista è Dale O'Leary, che incontra Ratzinger proprio dopo la conferenza di Pechino, cui O'Leary partecipa come osservatrice. Si tratta di saggisti vicini all'Opus Dei, attivi tutti nell'ambito dell'associazionismo cosiddetto pro-life e promotore di terapie riparative dell'omosessualità. Insomma, bella gente. La sistematizzazione dell'ideologia del gender avviene, forse alcuni di voi lo sapranno, con la pubblicazione di un mattone di più di 1000 pagine, un'enciclopedia, un dizionario enciclopedico che si chiama Lexicon, termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, edito sotto l'egida delle due principali istituzioni vaticane che hanno organizzato questa crociata, ovvero sia il Concilio Pontificio per la Famiglia e la Congregazione per la Dottrina della Fede. Il testo è redatto da una settantina di autrici ed autori che ancora oggi sono tra i più attivi tra gli ideologi del gender, viene pubblicato in italiano nel 2003 e poco dopo tradotto in 8 lingue, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, arabo, forse ho dimenticato qualcosa. Ma fino agli inizi degli anni 2010 la teoria del gender attraversa, per così dire, un periodo di latenza, anche se articoli e convegni per rivelare i pericoli di questa ideologia cominciano ad essere organizzati dall'associazionismo cattolico, in particolare in Italia, sempre all'avanguardia su questi fronti. Da allora sono, lo saprete, decine e decine i testi pubblicati in numerosi paesi di diversi continenti, da case editrici tutte legate alla struttura della gerarchia ecclesiastica, dedicate a presentare i pericoli di questa ideologia che per la Chiesa sarebbe più dannosa di quella marxista, perché opererebbe attraverso una manipolazione linguistica e produrrebbe un indottrinamento dell'opinione pubblica e una colonizzazione della natura umana. Questa colonizzazione della natura umana è un'espressione che ritorna, la usano le sentinelle, la usano i pro-life, la usa quello che dice che il femminicidio è colpa della donna che abbandona il marito, omicidia, lo dice Bagnasco, lo dice anche il Papa. La teoria del genere, se si studia dal punto di vista della sua forma e della sua struttura, si configura principalmente come un dispositivo retorico reazionario. E vorrei proporre tre osservazioni su questo aspetto. Da un lato, la teoria del genere è prodotta in reazione a tre processi storici le cui articolazioni sono variabili a seconda dei diversi contesti nazionali. Da un lato, l'ideologia gender è prodotta e creata in reazione appunto all'istituzionalizzazione di un nuovo ambito del sapere che studia le forme attraverso cui l'ordine sessuale è naturalizzato, gli studi di genere, gli studi di sessualità, gli studi queer. Dal lato, il dispositivo discorsivo ideologia del gender è prodotto in reazione alle mobilitazioni femministe, LGBTQI, che rivendicano appunto la denaturalizzazione dell'ordine sessuale. Infine, è creato in reazione al dispiegarsi di politiche, di riforme giuridiche e scolastiche promosse da istanze politiche nazionali o sovranazionali. Ovvero sia la Chiesa, con una sola etichetta patacca, prende di mira una compagine di attori assai eterogenea per risorse, per capitali, per analisi, per strategie, fabbricando così un nemico a partire in realtà da una coalizione di agenti che non possono o non vogliono, proprio in ragione dei disaccordi che li separano, e reagire all'unisono.
La teoria del genere, poi, seconda osservazione, è un dispositivo reazionario proprio nel senso politico del termine. Sulla questione della natura e dello statuto dei gruppi sessuali, la Chiesa esprime, uso i termini della sociologa Colette Guillaume, un pensiero d'ordine che sta all'origine delle ideologie razziste. L'ordine tra i sessi, l'ordine tra le sessualità, sarebbe presociale, metasociale, trascendente. Detto altrimenti, i gruppi di sesso esisterebbero prima e indipendentemente dai rapporti sociali che li legano. Più specificamente, la Chiesa lotta contro la produzione di categorie teoriche, genere ma non solo, omofobia, eteronormatività, transidentità, che sono prodotte dai minoritari sessuali per nominare e per tale via rendere visibile la subordinazione, l'inferiorizzazione materiale e simbolica che i minoritari sessuali, le donne e le persone non straight subiscono e che ad un tempo li crea come soggetti che sono altri, diversi e inferiori. Il Vaticano mi pare che in questo modo provi che è ben cosciente della portata sovversiva che è propria delle categorie teoriche create dai minoritari, in senso etimologico, ovvero sia quelle categorie che fanno vedere teorein e che quindi permettono di analizzare ciò che altrimenti non si vedrebbe, talmente è ben naturalizzato da essere socialmente appreso come se fosse naturale. Usare il genere quindi come concetto e come categoria analitica permette di far vedere che il genere come struttura sociale oppressiva è incessantemente insegnato ad ognuno di noi in modo pratico, inculcato negli automatismi corporei e linguistici. Terza osservazione su questo aspetto di dispositivo reazionario è che il discorso prodotto in reazione, il discorso reazionario, si costruisce nello stesso tempo in cui ricostruisce la posizione dell'avversario. Poi lo vedremo meglio nell'intervento di Lorenzo, ma attraverso strategie di caricaturizzazione, di torsione, di captazione, di omogenizzazione, le molteplici interrogazioni, gli strumenti di analisi e i risultati prodotti in un campo di studi che, come gli altri ambiti del sapere, è retto dai criteri della valutazione, del controllo dei pari, sono stati ridotti ad una sola teoria, una ideologia, che produrrebbe, lo sappiamo, l'abbiamo visto, la colonizzazione della natura umana. Tali tecniche di deformazione e di captazione del discorso nemico mi pare che abbiano per funzione principale non quella di convincere gli avversari, captati e deformati, che d'altronde non si possono riconoscere in questa caricatura fatta delle loro posizioni, ma i terzi, quindi i legislatori, i parlamentari, gli elettori, sono i veri destinatari della teoria del genere. A che punto sto dei minuti? Posso andare avanti? Allora, non evoco le deformazioni che gli inventori della teoria del genere fanno subire agli studi di genere, perché ci penserà Lorenzo. Direi ancora che mi pare importante osservare che questa espressione, questa patacca, funziona all'interno di un dispositivo retorico discorsivo che è duplice, cioè si articola in due parti differenti e complementari che vanno lette insieme. Cioè i cosiddetti antigender sono contro il gender, cerco del demonio, ma per cosa sono? Da un lato, ed è la pars construens del discorso cosiddetto antigender, si riformula la visione tradizionalmente espressa della Chiesa sui rapporti tra i sessi. A partire dall'inizio degli anni Ottanta, cioè a partire dal pontificato di Giovanni Paolo II, la Chiesa propone quella che chiama la teologia della donna, in cui sostituisce la nozione di sottomissione delle donne agli uomini con quella di complementarietà naturale tra i sessi, che in fondo dice la stessa cosa, ma passa molto meglio. La teologia della donna afferma che esisterebbero disposizioni, missioni specifiche a ciascun sesso. Esisterebbe cioè un genio femminile, un genio maschile, che non solo in accordo con la legge morale naturale, ma proprio per determinismo fisico, sarebbero iscritti nella natura dei corpi sessuati degli uomini e delle donne. Dall'altro, ed è la pars denstruens del discorso del Vaticano, l'opposizione a qualunque intervento culturale, giuridico e politico di denaturalizzazione dell'ordine sessuale opera attraverso una stigmatizzazione ed una caricaturizzazione delle posizioni degli avversari. E qui interviene l'invenzione
delle etichette Patacca, Ideologia Gender e Company, che operano appunto come specchi deformanti. Mi piace qui ricordare che sicuramente la principale caricaturizzazione delle ricerche prodotte nell'ambito degli studi di genere consiste nell'invisibilizzare quello che è l'approccio strutturalista che caratterizza tali lavori. Ovvero sia, lungi dal sostenere che ciascuno può scegliere così liberamente la sua identità, il suo orientamento sessuale, tali studi indagano il funzionamento dell'ordine sessuale e delle gerarchizzazioni che lo definiscono. Ovvero sia, storicamente costruito, l'ordine sessuale è solidamente naturalizzato attraverso un sistema di strutture sociali che iscrivono le norme che lo caratterizzano nei nostri corpi, nelle categorie mentali, nelle categorie istituzionali, come fossero fatti di natura. Posso?